ci vedono in mistica e marche enigmatiche sulla presenza di elementi enigmistici assai interessanti a Cittanova Marche, ma anche in tutte le Marche. Per esempio, quando parliamo dell'Eneide, quando parliamo di Annibal Caro, ma anche di qualcun altro che fece la traduzione, come Clemente Bondi, e allora notiamo la presenza di bisensi, di cambi di vocale. Per esempio, un bisenso interessante nel confrontare le due modalità di traduzione è quello nel libro decimo, quando vediamo come Clemente Bondi, in modo molto sobrio, senza giochi di parola assolutamente, disse: mimante uccide, a pari del compagno ed uguale di età, d'amico figlio. Mentre invece Annibal Caro usa il gioco di parole pari e pari, con la lettera minuscola e la lettera maiuscola, quindi pari con la lettera maiuscola come pari. E non è il solo esempio, ci sono anche altri cambi di vocale. Per esempio questo è il cambio di vocale in cui nella versione bondiana vediamo solamente rami, cioè i rami che sono usati come remi, ma la parola remi non compare nella versione pienamente Bondi, mentre invece Annibal Caro chiude un verso con remi e il successivo dice: diventarono i rami che dal bosco. Quindi questo, con una terminologia moderna, è un cambio di vocale. Tutto può essere interpretato anche come bisticci letterari, e sicuramente anche questi sono degli esempi che sono rilevanti nella produzione di Annibal Caro. E possiamo vedere come da queste parole, che costituiscono questi giochi di parole, si possono anche ricavare altri giochi di parole a livello enigmistico, secondo la terminologia delle riviste di enigmistica in edicola, quindi terminologia moderna, dai cambi di consonante alle aggiunte, alle zeppe, ai bifronti, anche fatti in monosillabico. Questo può valere sia per remi sia per pari. Per morte notiamo invece come il cambio di consonante si possa fare, gli altri giochi forse no, però sicuramente c'è il modo di vedere lo scambio, quindi due lettere, in questo caso la prima e la quarta, che si scambiano fra di loro, anche con dei riferimenti, anche Leopardi usava la parola torme. E vediamo come la parola morte, usata abbinata, possa dar luogo all'anagramma termometro, e al tempo stesso vediamo come un altro anagramma simpatico, anche con una certa lunghezza, sia bibliotecario, beato quei libri, con la caratteristica inoltre di avere una autoreferenzialità, sia che lo si prenda nella versione al maschile che in quella al femminile. A questo punto, per inquadrare questi due anagrammi, quindi infatti un anagramma solo fatto in due versioni maschile e femminile, possiamo considerare queste tre persone. La persona al centro, la signora al centro, è famosa, è Matilde Serao. Invece a destra vediamo Teresa Lodi, qui a Civitanova c'è il fondo Lodi, un fondo librario molto cospicuo alla locale biblioteca, e quella a sinistra invece è l'ingegnere Lodi, che era un dirigente tecnico del comune di Novi Ligure. Allora, nel caso di il bibliotecario beato quei libri, quindi nel caso della versione, diciamo, maschile dell'anagramma, i due personaggi da considerare sono Matilde Serao, e vedremo dopo perché, e l'ingegnere Lodi, Arnaldo Lodi, che collaborava fin dall'inizio del Novecento alla rivista La Corte di Salomone, aveva addirittura fondato un suo giornale linguistico, quello posto mensile, il Geroglifico, già con la testata molto estrosa, come si può vedere. E questo, parliamo del giugno 1904, non come data di fondazione della Corte di Salomone, che è precedente. Questa era una rivista che aveva delle tirature altissime dall'epoca, si arrivava anche a 10.000 copie, in quanto veniva messa anche come supplemento ad altre riviste. E qui, avvalendosi di un libro, di una ricerca storica che poi è diventato un libro a cura di Giovanni Riva, anche lui socio fondatore della Biblioteca di Mistica Italiana Giuseppe Panini, la BEI di Campo Galliano vicino Modena, Giovanni Riva ha scritto un libro in cui ha riportato questo gioco linguistico, che ha un nome assurdo per noi linguisti moderni, appassionati
moderni di giochi di parole, ma all'epoca forse sembrava anche abbastanza normale, se non corto. Parola a croce con frasi anagrammate a croce. Quindi si vede che c'è un reticolo di parole che in qualche modo si incrociano, e vediamo che al centro c'è il bibliotecario e c'è il beato coi libri. Vengono date anche delle definizioni, tutti questi dettagli sono sul libro di Giovanni Riva, Lasting, è un pseudonimo di questo bravo enigmista, che le definizioni sono bibliotecario, donicenza, sapere e custode, beato coi libri e felice coi tomi, studia e gode. Ora, questo è stato fatto nel 1904, quindi una attestazione certa, sicura. Viene il dubbio se magari in riviste non esclusivamente dedicate agli enigmisti, come la Corte di Salomone, ma riviste diciamo, generaliste o comunque riviste letterarie con una piccola parte sull'enigmistica, sia mai uscito questo anagramma. La risposta è positiva, perché andiamo indietro di circa un anno, andiamo al 12 luglio 1903. Questa è la settimana rivista fondata e diretta, non solo diretta, ma fondata dalla Tilde Serrano, che scrisse al conte Premoli, a Gigi Premoli, dicendo: io per uscire dalla mia noia ho deciso di fondare una rivista nuova. Se non sbaglio si ispirava all'hebdomadaire francese, e in questa rivista si vede in piccolo, comunque c'è in basso, da queste parti qui, vediamo il principe di Calaf. Il principe di Calaf è lo pseudonimo di un avvocato del foro napoletano che aveva la passione dell'enigmistica, aveva come pseudonimo il principe di Calaf, e c'era la pagina dei giochi. Nella pagina dei giochi vennero pubblicati gli esiti di un concorso che era stato indetto dalla settimana, da questa rivista, con vari tipi di gioco, come prima abbiamo visto, ci sono i cambi, ci sono gli anagrammi, qui vediamo un anagramma, un cambio di sillaba, un cambio di consonante e decapitazione. Gli enigmisti americani attualmente usano ancora il termine beheadment, decapitazione, per quello che noi chiamiamo scarto iniziale, no? Quindi se io faccio poste, oste, per noi è uno scarto iniziale, invece al tempo si usava il termine decapitazione, qui vediamo resistenza, desistenza, cambio di consonante, desistenza, esistenza, una decapitazione. Qui c'è il cambio di sillaba, paranza, speranza, e poi soprattutto, visto le cose di cui vi sto parlando, vediamo che c'è questo anagramma a frase in cui vengono messi degli asterischi per indicare le parole da trovare, quindi un po' come le X, le Y, no? Che vediamo sulle riviste in edicola, quindi 5 lettere, 3 lettere, 5 lettere, e il, una parola di 13 lettere, vigil, custode d'arti e scienze in vera, soluzione, beato i libri, bibliotecario. Quindi siamo sicuri al 100% della data, e siamo sicuri, diciamo, al 99% che è stato proprio lui, Arnaldo Lodi, o Aldo Arnoldi, pseudonimo anagrammatico che usava, perché a questo concorso risposero molti enigmisti, sono ricevuti circa 500 giochi, mi sembra che 350 il mio Arnaldo Lodi. Il fatto che l'anno dopo sia stata trovata sulla Corte di Salomone fa pensare senza ombra di dubbio che sia stato lui. E quindi qui abbiamo un'attestazione certa al 12 luglio 1903. Bibliotecaria beata coi libri, che qui a Civitanova è sicuramente più conosciuto come gioco. Infatti, come dicevo prima, ringrazio Alvise di aver segnalato questa presenza di questo gioco in un contesto che adesso vediamo, alla Biblioteca Comunale Silvio Zavatti. In quale contesto lo troviamo? Lo troviamo in un ex libris, quindi Teresa Lodi. Lei le tenne una prolusione all'Accademia La Colombaria a Firenze, e in quell'occasione, a quanto pare, fu quella la prima occasione in cui lei menzionò l'esistenza di questo anagramma. Disse: io sono bibliotecaria e mi piace molto il lavoro che faccio, mi sento beata coi libri, no? Successivamente è stato adottato come
ex libris, e fra l'altro c'è una tesi di laurea che è stata fatta da Sofia Parigi qualche anno fa, in cui proprio si parlava di Teresa Lodi, bibliotecaria di altri libri. Quindi abbiamo visto un po' due contesti decisamente enigmistici in cui Civitanova gioca il suo ruolo, in un caso con Annibal Caro e nell'altro caso con Teresa Lodi. Poi, prima abbiamo visto in alto Teresa Lodi, qui passiamo con un altro personaggio, però vediamo un numero, non è un personaggio, non è il numero della slide, le slide che stanno a destra, 1150 dovrebbe essere un personaggio. Allora, nei dialoghetti morali, sempre si intitoli di Monaldo Leopardi, a un certo punto dice: ma come si chiama questo scrivanello? Chiede Pulcinella. E l'esperienza risponde: si chiama 1150. Beh, noi non lo conosciamo, conosciamolo noi, vediamo chi è. 1150, scritto con la numerazione romana MCL, e quindi Monaldo Conte Leopardi. Questa fu l'invenzione del conte Monaldo Leopardi, ovviamente con CML non sarebbe venuto, quindi avrebbe dovuto fare MCL, Monaldo Conte Leopardi. E quindi uno dice: vabbè, abbiamo scoperto che se di Giacomo Leopardi si conosce una ben limitata produzione linguistica, almeno suo padre un gioco l'ha fatto. In realtà ne ha fatto ben più di uno, e ne ha fatti anche bene. La Voce della Ragione era una rivista, talvolta con la rubrica enigmistica, talvolta no, perché inizialmente c'era, poi ci furono delle proteste dei lettori, allora la tolse, poi altri lettori protestarono che fu tolta, e alla fine la rimise, credo anche commentando in modo un po' duro: per favore non facciamo queste cose che a qualcuno piace, a qualcuno no, teniamola questa rubrica. E i giochi che venivano pubblicati erano giochi non svincolati dal contesto politico, sociale, erano e come calati in quella dimensione, perché qui vediamo che si parla di Dio, si parla oppure del malfatto, del male, della distruzione, quindi di temi seri sicuramente. Quindi non era la sciaradina, a parte la dimensione, il numero di versi, non era la sciaradina, vuol dire buttare giù tanto per riempire. Tra l'altro c'è da soffermarsi sul terzultimo, sul penultimo verso, quando Monaldo dice: il tutto ormai si fa da tutti e viene dal troppo farlo smisurato male. È una uscita di tipo molto aristocratico che fa il paio veramente con quello che vedevamo prima. Diceva: amici miei, non tutto è fatto per tutti. Quindi questo è un tema che ricorreva, cioè, nessuna sorpresa, non conoscendo l'opera, l'attività di Monaldo Leopardi. E quindi qui vediamo, ho evidenziato in rosso i termini chiave, quelli che chi vuole risolvere il gioco deve individuare. Di solito quando c'è una charada, come dicevamo all'inizio, il caso più semplice è che siano solamente due i membri, no? Pappa, gallo, pappagallo, scia, rada, charada. Ci sono anche esempi più lunghi, diciamo, evaporazione, però in questo caso si vede che i termini sono due con la terminologia di un tempo: il primo o primiero di dir si voglia, il secondo o l'altro di dir si voglia, l'intero o il tutto, però ricorrono varie volte con le ripetizioni, ma sono due termini che danno luogo a un terzo termine, quindi sono tre. Ecco quindi il testo ed ecco quindi la soluzione: la legge e il re. Quindi la legge la fa Dio, però la fa pure il re. Poi qualche verso dopo anche il re lo fa Dio, però viene anche fatto dalla legge. Quindi alla fine tutto quanto si muove su questo doppio binario della coesistenza, della sintonia, della validazione del primato sulla terra da parte di uno che il primato ce l'ha nei cieli. Questa invece è un'altra charada, e anche qui vediamo che il tono è un tono augusto, un tono solenne. Augusto è il mio primiero e a lui si inchina quanto ha di grande e fastoso il mondo. Poi la potete leggere, senza che la leggiamo tutto, vediamo che di nuovo tutto è tenebre, horror, delitto e guerra.
E qui vediamo Papa Vero Catavero, tra l'altro al penultimo verso c'è un contrito che può essere interpretato come bisenso, quindi come contrito pentito, ma anche come contrito spremuto, nel senso l'estrazione dal papavero di quelle di certe sostanze. Quindi vediamo che qui c'è il Papa Augusto è il mio primiero, quindi ci si inchina al Papa, poi si dice che è importante il Papa, ma anche la verità, la ricerca del vero è importante, no? Quindi questo dell'altro è ancora più grande e segna il cammin della luce in sulla terra, tutte tenebre e così via. Quindi la luce della verità propagata dalla Chiesa e dal Papa, e poi col germe suo contenuto calma il dolore dell'afflitta gente, quindi gli oppiacei che si derivano dal Papa. Ecco, ricordiamoci, Monaldo era più papista del Papa, eh? Era ancora più, diciamo, ultracattolico, sì, rispetto ai pontefici papista con la schiena dritta. C'è un articolo che ha pubblicato Tiberino al secolo Franco Diotalleti, uno dei padri storici non solo del Rebus Italiano ma anche della ricerca dei ministri italiana, pubblicato sulla rivista Penombra, in cui sottolinea come la schiena dritta di Monaldo Leopardi dicesse sì, che quando c'era da, nel massimo rispetto della religione del Papa, ma da denunciare il malaffare del clero dei cardinali, lui lo faceva, e infatti quella rubrica, quella rivista La Voce della Ragione, con un problema di censura per noi. La diceva Monaldo, la stampava a Pesaro. Sì, nobili, nobili, no? Sì, nobili. Qui invece siamo passati a Giacomo Leopardi, quindi l'appendice all'epistolario, quindi qui entra in campo, si legge forse un po' in piccolo, ma lo si legge, Prospero Viani, entra in campo Brighenti, quindi entra in campo tutti i personaggi della storiografia letteraria riferita a Giacomo. E qui infatti lo vediamo un po' in piccolo l'avvocato Brighenti, perché non vederlo più in grande? Allora, questa non è colpa di Linus, se un pezzo in basso l'ho tagliato io in modo che non si leggesse fin d'ora la soluzione. Allora, è molto allegra questa charada: uccide il primiero, uccide il secondo, uccide l'intiero, siamo tutti a uccidere qua. Amore, amore, il primiero, l'amo uccide, perché il pesce ci finisce contro, viene sgozzato e muore. Il re uccide i nemici politici, uccide sul campo di battaglia, e l'amore, nella visione di Giacomo Leopardi, era antimonarchica naturalmente. Operette morali. Ad alcuni antiquari che disputavano insieme intorno alla figurina antica di Giove, formata in terracotta, richiesto il suo parere. Non vedete, voi disse, questo è un Giove in Creta? Quindi qui c'è chiaramente un bisenso fra Creta, inteso come la terra, l'elemento per costruire le statue, e Creta, l'isola di Creta. Non risultano, non sono venuti a galla, o almeno io non l'ho mai trovati, altri giochi enigmistici, ripeto, anche ammettendo l'enigmistica in senso lato, come bisticci letterari, paronomasie, tutto quello che può essere cose di questo tipo. Allitterazioni, no, lì siamo veramente in un campo che non c'entra l'enigmistica, la ludolinguistica. Non è venuto a galla, felicissimo di essere smentito. Altro al di là di questi due giochi, quindi della charada Amore, Amore e di Creta, Creta, per il bisenso. Qui finisce la presentazione, salvo altre domande, altre curiosità, se per caso ci sono qualche altro marchigiano che ha fatto cose enigmistiche. Beh, avendo qui fra il pubblico un architetto, il caso di parlare di un architettore, si diceva così una volta, non architetto, no? E allora parliamo dell'architettore, parliamo di Giulio II, che un giorno riceve Bramante, che poi era di queste parti, non so. Bramante dice al Papa, naturalmente non ho usato queste parole, Santità, c'è una bellissima idea, facciamo un rebus celebrativo mio, che sono un grande architetto, e suo, il vostro, che è un grande papa.
qual è questo rebus? E beh, che praticamente facciamo, che ci sta scolpito, no? Sul marmo io posso scolpire Giulio Cesare, poi con due archi un ponte, quindi un ponte con due archi, e poi ci mettiamo un'aguglia del Circo Massimo, e così viene fuori Giulio Cesare, Giulio, il ponte con due archi, due archi, no scusate, due ponte, e poi l'aguglia del Circo Massimo, Massimo, e quindi viene Giulio II, ponte Massimo, Giulio II, ponte Massimo, no? Ora, non è che tutte le volte che uno, un personaggio illustre, racconta queste cose uscite dal cappello, queste cose estrose, bellissime, geniali, il personaggio illustre dice, ma che bravo, ma facciamolo. Insomma, è famoso l'incontro fra Arrigo Boito e Giuseppe Verdi, no? Arrigo Boito, che era un grandissimo palindromista, ma enigmista in generale, che è tutto contento di far vedere uno spartito che si può leggere capovolto con uno spartito palindromo, e Verdi che lo fulmina con un'occhiataccia, forse gli disse, facciamo cose più serie, non queste stupidaggini, no? Più o meno andò allo stesso modo, no? Nel senso che alla fine il Papa Giulio II gli mandò un po' un'occhiataccia. Questo è un aneddoto raccontato da Costantino Maes nelle Curiosità Romane. L'articolo uscì su Leonardo, che è la rivista ufficiale dell'Associazione Rebussistica Italiana dell'Ari, ed è comunque ripreso da un racconto precedente. E qui, è ripreso dalle vite del Vasari addirittura. E il Vasari dice che il Bramante, vedendo un po' perplesso il Papa, gli disse: è una bella idea, anche perché già è stata fatta una cosa del genere. A Viterbo c'è un architrave fatta con il sole, il simbolo di San Bernardino, quindi il sole con i raggi, con gli HS. E poi dopo ci stanno degli altri elementi, ci stanno dei tetti, degli archi. Quello era stato fatto per fare Francesco architettore, per questo scultore si chiamava Francesco, e quindi veniva fuori il sole di San Bernardino, indicava San Bernardino, quindi un francescano, quindi Francesco. Poi c'erano gli archi di un ponte, meno male che ci sono i ponti con gli archi, così i rebussisti ci vanno a nozze. Poi c'erano dei tetti delle case, e poi una torre, quindi fra tetto, torre, viene una charade incatenata, tettore, e quindi veniva fuori Francesco architettore, no? Ora, non è che Giulio II disse, siccome c'è un precedente, facciamolo, no? Gli disse, no, meglio non farlo. Quindi questa scioccheria di Viterbo, come fu definita, non fu imitata anche a Roma dal Bramante, nella giura del Papa. Ha scritto direttamente? Sì, penso l'abbia scritto direttamente, forse si fa pure prima, sì. Non era facile come scrivere oggi con PowerPoint, ma comunque si riusciva a fare lo stesso. No, prima parlavo anche di altri abruzzesi, cioè di altri marchigiani, come dire, che hanno avuto a che fare con le Marche, nel senso che Lorenzo Lotto era veneto, ma con le Marche ha avuto a che fare. Pascoli era romagnolo, con le Marche ha avuto a che fare, avendo studiato gli scolopi a Urbino. Lorenzo Lotto è stato uno dei più grandi pittori riferiti all'enigmistica, no? Sono tanti, sono quasi qua i libri, uno qua, vedi, ci sta Tiziano ha giocato su Viola Violante, uno vede Rembrandt, e Rembrandt ha fatto un gioco sugli archibugeri, Clauw in olandese, Artiglio, archibugio, si dice in modo simile. Poi c'è Leonardo, non ne parliamo, tutti i rebus che ha fatto, e così via. E Lorenzo Lotto, non sono sicuro dei vari rebus che ha calato nelle varie opere, quali possono essere riferiti alle Marche. Sicuramente non quello più famoso, quello di Lucina Brembati, no? Che è stato scoperto poi da poco tempo, da 100-150 anni, no? Quando uno storico dell'arte vide che nella luna, dietro a Lucina Brembati, questa donna lombarda, se non sbaglio, c'erano in piccolo le lettere C, in piccolo ma chiaramente visibili. Quindi probabilmente un incastro, un rebus incastro, se vogliamo, luna con C, viene pure Lucina,
il nome della ragazza. Lorenzo Lotto ha anche fatto il ritratto di Boccardo Malchiostro, e lì si vede che c'è un boccato con del cardo. E invece non so come opere, appunto, pittoriche, se qualcosa è stato fatto nelle Marche, forse più no che sì, anche perché, se non sbaglio, lui venne nelle Marche quando già aveva dei problemi alla vista, quindi non è più facile dipingere, sì, così. Però sicuramente fu nelle Marche che lui disse a un suo messo, un suo collaboratore, un servo che fosse, di andare in giro a dire: fra un po' sotto i portici ci sarà una grande lotteria, giocando appunto sull'otto lotteria. No? Quando voleva vendere i suoi quadri. Quando voleva vendere i suoi quadri, aveva questa necessità forte di vendere i suoi quadri. Che poi rimasero invenduti, quindi non incontravano molto il gusto dell'epoca, quindi, oltre ad altri motivi. E poi mi dicevi a pranzo dei Crivelli, dei cani. No, Crivelli non si sa se lavoro in corso, cioè Carlo Crivelli compare su alcuni articoli, cioè su molti articoli di storia dell'arte, anche su riviste che danno ampio spazio a giochi di parole, per esempio su Venezia Arte, l'ultimo numero, no? C'è un articolo su Crivelli assieme ad altri articoli che parlano del Correggio enigmista. Del parmigianino di Mister, così via, ad opera di Elisabetta Fadda. Invece c'è un altro articolo, di cui adesso mi sfugge il nome dell'autrice, in cui si parla di Crivelli, e niente, viene il dubbio, siccome Crivello vuol dire setaccio, se mai l'abbia usato come canovaccio con una firma grafica, no? Cosa che si è usata anche in tempi recenti, cioè Scalarini, l'illustratore dell'Avanti, si firmava con Scala, una Scala disegnata con Rini. Il Leonardo da Vinci si è firmato tante volte con un leone fra le fiamme, Leonardo, addirittura ha fatto alcuni rebus in cui ha usato anche un tavolo, così ha fatto l'aggettivo leonardeschi, no? Leonardeschi. Quindi sono molti, ma anche, non so, in Francia Delacroix si è firmato alle volte con il dado de, o con il numero 2, adesso non mi ricordo, mi serve un numero 2, con la nota musicale la e con la croce. Quindi gli esempi sono tantissimi. E quindi chissà che anche Crivelli non abbia usato il Crivello. Che era la tua passione? Sì, nostra passione, spero. Nostra passione, la spero. La sua e sì, tua, sì, non sì. La mia. Beh, spero che l'enigmistica sempre difficilino me freccia. Cos'è l'anagramma? Ardui no me dardo. Ah, sì, sì, dardo. Piccino sì, freccia. Sì, sì. Bene, ma quindi... La cosa degli artisti è interessantissima. Sì, sì. Veramente, artisti... diciamo che l'ho scoperto adesso io, ma mi sembra che potrebbe essere diventata una biblioteca. No, è già molto ampio, poi anche fra sono i... testi, ricerche. Fra... Le posso mandare alcuni articoli su questo, anche sui fiamminghi, gli olandesi, sono moltissimi gli esempi. Se ne cercasse veramente la serie, andare un'altra conferenza. Sì. No, noi infatti ringraziamo. Per esempio Brill, un pittore olandese che si firmava con un paio d'occhiali, Brill vuol dire quello in olandese, ma gli esempi sono veramente tantissimi. Scoprirne tanti di questo veramente... Alcuni poi, cioè siamo sotto la punta dell'iceberg, che chissà quanti ce ne stanno anche in lingue difficili da comprendere. Già comprendere l'olandese col traduttore automatico, eccetera, con amici, conoscenti che abbiamo in Olanda, non è come comprendere l'italiano o il francese, che insomma si avvicina all'italiano in molti versi, o lo spagnolo, ad esempio, dicevo prima su Ignazio Loyola. Sì, sicuramente il settore delle arti figurative. Sì, perché appunto magari questi che sono belli a disegnare e al giocare un po' sull'immagine, alla parola, sì. Essere interessati, quanti se ne siano. No, ma esattamente, cioè, lei ha colto il punto, cioè il pittore ovviamente gioca sull'immagine, quindi c'è la componente della parola, dell'allegoria, poi c'è sempre da distinguere quando c'è solo allegoria. Se uno prende il Polifilo di Francesco Colonna, uno dice un bel libro con rebus, no, sono tutte solo pittografie, allegorie, cioè c'è la giustizia impersonata con la giustizia, tutte con un'eccezione, in effetti Amor omnia vincit mette il ramocello di Vinco, che è un altro tema che anche Leonardo da Vinci utilizzava, no?
Però poi restano molti misteri anche in quello che uno pensa di aver sviscerato. Uno dice, non so, la dama con l'ermellino, chiamiamolo ermellino, che non è un ermellino, Cecilia Gallerani, Galos, quindi il bello, la purezza, l'ermellino, il furetto, insomma, il simbolo della purezza, no? Però Rani lì probabilmente non allude a nulla, come anche Scalarini. Scalarini non è che ha fatto qualcosa per Rini, ha fatto Scala, Remus con la Scala, e poi quattro lettere esposte, come diciamo noi rebussisti, no? Oltre, quindi sicuramente quando si parla dei pittori, c'è questa dimensione quindi figurativa, la definizione che quindi ci porta al rebus. E poi abbiamo tutto quello che invece è il mondo letterario. Un esempio lampante è Giovanni Pascoli, per anni conosciuto come colui che aveva fatto giochi enigmistici, ma non illustrati, acrostici, no? Per Mariuccina, Idolina, la lettera a Carducci, come dicevamo prima, Matera, Teramo, in quasi anagramma. Però poi sono scoperti tutti i rebus. Mentre invece, se si parla di Shakespeare, di figurato, sembra che non ci sia nulla, al di là di alcune teorie venute fuori ultimamente, no? Però c'è tutto quello che, non so chi ha scritto, dicono, ma povero Shakespeare che quando teneva un discorso, alla fine diceva, dai, facci quel gioco di parole fra tale e tale, racconto e coda, no? Che poi usa anche Lewis Carroll, no? The Tale's Tale. Quindi sicuramente la parte figurata, illustrata, secondo me è più affascinante, ma senza nulla togliere a tutto quello che sono gli altri giochi di parole legati solamente al testo. Leonardo ha usato anche illustrazioni per Ginevra de Benci. Sì, esattamente. Sì. E ha fatto cioè, con il Ginepro. Sì. So, per tornare a Civitanova, non so quanto sia valida questa cosa che mi disse un amico qualche anno fa, quando, ti ricordi, ci presentò con le due cartoline, parlo con Enzo Mosca, qui presente, del Centro Studi Civitanovese, noi comprammo due cartoline sul mercato proposte da, mi sfugge, a Campora. Il signor Campora ci ha venduto due cartoline che non si è mai capito se erano rappresentanti Sibilla Leramo e insieme al suo amante durante la prima mondiale Dino Campana. Comunque questo Campora ci disse che appunto, siccome Sibilla Leramo, che non è nata a Civitanova ma è vissuta a Civitanova, dove ha ambientato il suo romanzo Una donna, dove insomma poi è andata via all'inizio del Novecento senza più tornare, ed è arrivata qui 14enne alla fine degli anni 70-80 dell'Ottocento, dicevo, aveva cambiato poi molti, dopo il primo matrimonio, aveva cambiato molti compagni, non si era più risposata ma si era accompagnata a molti personaggi importanti, e quindi in maniera dispregiativa alcuni intellettuali che non mettevano in evidenza la sua diciamo, statura poetica e letteraria, insomma, invece sottolineavano il fatto che c'aveva ogni due o tre anni il cambio di compagno, e quindi l'avevano insomma battezzata come una donna poco di facili costumi. Allora il gioco di parole che ci diceva questo a campo era Rina Faccio, che in Sibilla Leramo è uno pseudonimo, e diceva Orina Faccio, cioè nel senso che insomma è una cosa dispregiativa sulla figura di, non so quanto sia una cosa che è vera o che se lui ci disse quando ci ha venduto queste cartoline, che sono rimaste un piccolo rebus. Non sappiamo se sono vere, cioè sono di Sibilla Leramo e Dino Campana, o se sono una casualità, falsi non sono, sono antiche. Comunque, quindi, come avete visto, grazie a Federico Mussano ci sono aperti scenari interessanti, ognuno se ne potrebbe concatenare con un altro, la ricerca può andare avanti. Ringraziamo anche Sandra Ruggeri della Casa Tre degli Ulivi che ci ha ospitato, ringraziamo Anna Maria Vecchiarelli dell'Archeo Club, che è partner insieme al Centro Studi Civitanovesi di questa iniziativa. Ho già distribuito a tutti, e come ultimo atto diamo qualche piccolo omaggio che è al nostro relatore. Poi Sandra fuori ci ha preparato un piccolo break. Abbiamo del materiale su Civitanova che appunto sono delle piccole pubblicazioni su Civitanova, c'è il calendario Il Monumento per Amico, che ha curato Anna Maria.
e poi tante altre. 15 anni che facciamo lavorare le scuole con sui monumenti e sui personaggi che ci danno. Quindi quest'anno capitano questi, poi gli altri. Ce ne saranno altri. E poi l'ultimo libro che abbiamo presentato di Eugenio Iacolina, Civitanova, una via, una nome, una storia, tutte le vie di Civitanova che sono state, diciamo, sono oltre 400, sono state messe in fila una per una e di ognuna, insomma, mentre tutti sappiamo chi è Mazzini, chi è Garibaldi, chi è Cavour, invece Argilofi, magari, il famoso, diciamo, navigatore genovese del XIII secolo, insomma, non tutti ce l'hanno presente in ogni istante, quindi infatti, questa piccola pubblicazione è un piccolo omaggio. E da relatore ringrazio il latore Scarto Silvano Siniziale. Come sempre, non può fare a meno. E quindi ringraziamo Federico Mussano, ringraziamo Sandra Ruggeri e vi invito tutti a uscire grazie fuori a tutti per questo piccolo.